noi siamo disponibili al dialogo, lo siamo sempre stati. Quest'estate abbiamo, come dire, nell'incontro col ministro dimostrato la volontà di discutere della scuola, ma la risposta del governo è stata autoritaria e arrogante. Il governo ha cominciato tagliando innanzitutto la scuola pubblica, tagliando gli insegnanti, tagliando il tempo scuola, adesso tagliando anche le scuole. Non è possibile! Buonasera a tutti. L'amministrazione comunale di Calenzano, come quella di Sesto Fiorentino, ha aderito molto volentieri a questa manifestazione contro questo tentativo di farci tornare indietro. Noi abbiamo approvato nel Consiglio Comunale di fine settembre un ordine del giorno di forte protesta e di forte critica contro questa controriforma, contro questo tentativo di smantellamento della scuola pubblica, perché di questo si tratta, anche se vuole essere presentata, come è stato detto nell'intervento mi ha preceduto, come una con una qualche giustificazione per quanto riguarda l'approccio pedagogico. Ecco, non c'è nulla di tutto questo e noi siamo come enti locali impegnati a fianco dei genitori, a fianco degli insegnanti, a fianco dei dirigenti dei nostri istituti comprensivi e istituti scolastici per difendere la scuola pubblica contro questo tentativo di ritorno al passato. Non c'è futuro per le nostre società se non investono in conoscenza, se non investono in cultura. Di questo noi siamo tutti consapevoli. Il nostro lavoro di amministrazioni comunali in questi anni è stato tutto indirizzato a sostenere l'istruzione pubblica attraverso i servizi, attraverso l'edilizia scolastica, attraverso le iniziative con il piano dell'offerta formativa che è stato di supporto all'attività didattica delle nostre scuole. Ecco, tutti questi sforzi rischiano di essere resi vani se si va nella direzione appunto di uno smantellamento del tempo pieno, sulla direzione di far tornare la scuola un punto dequalificato, la scuola pubblica un punto dequalificato in favore poi di quelle che possono essere iniziative private, lo sviluppo di scuole private. A tutto questo noi riteniamo che sia giusto che le comunità del nostro territorio oppongano un forte no, ed è per questo che anche noi siamo qui oggi a sostenere la vostra lotta e la vostra battaglia. Grazie. Grazie a tutti voi. Stamani un migliaio di ragazzi, di nostri figli, hanno attraversato le strade di Sesto, hanno manifestato in questa piazza. Ho avuto occasione di salutarli finendo con uniti per difendere la scuola pubblica e ancora stasera uniti per difendere la scuola pubblica. Questa è la parola d'ordine. È la parola d'ordine perché noi vogliamo un paese moderno, vogliamo un'istruzione che dia le opportunità ai nostri ragazzi. Vogliamo che i nostri figli e le nostre figlie possano avere gli strumenti per analizzare il presente e impostare il proprio futuro con la loro testa. E allora i tagli alla scuola, dalle elementari, dalla materna fino all'università, quale prospettiva danno a un paese moderno come vuole essere e come noi tutti vorremmo fosse l'Italia? Poche prospettive, quasi nessuna. E allora noi sappiamo che questa battaglia che in tante piazze d'Italia gli studenti universitari, i professori, gli insegnanti, tanti genitori come stasera, le istituzioni, almeno in una parte importante d'Italia, stanno combattendo, non sappiamo quale esito potrà avere, perché in una democrazia chi ha la maggioranza, chi ha i numeri, poi alla fine ha l'abilitazione a decidere. Però noi vogliamo dire questo: primo, uniti per difendere la scuola pubblica; secondo, non è possibile non ascoltare i fermenti del paese. Non è possibile non ascoltare le intelligenze, non è possibile non ascoltare il cuore e la testa dei cittadini. È una battaglia difficile, è una battaglia che facciamo dalla terra di Don Milani, è una battaglia che facciamo dopo aver conquistato ormai più di 30 anni fa, 40 anni fa, il diritto alla scuola per tutti, a una scuola che non sia fatta solamente per chi ha e per chi non ha si arrangi. Questo è il disegno che noi vediamo all'orizzonte e questo è il disegno che vogliamo combattere, ed è per questo che siamo, che è qui il sindaco, sono qui i sindaci e qui sono qui i vostri comuni a fianco a voi per questa importante, seria e decisiva battaglia per il futuro. Vi ringrazio tutti per la partecipazione oggi a questo momento
importante per Sesto e anche tutte le iniziative che sono state in questi giorni e che ancora verranno. E vi chiedo di restare in contatto con noi, con questa bella realtà di coordinamento di genitori, docenti e non docenti delle scuole di Sesto e di Calenzano, debba ancora, diciamo, dire la sua. E una parola sola per la scuola dell'infanzia, naturalmente. E non si sa bene, nessuno ne parla, ma anche per noi ci sarà la maestra unica, ci saranno i tagli, non si sa come poi la cosa continuerà. E vi prego appunto di, al nostro fianco, di combattere perché la scuola rimanga un diritto per tutti.